E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi il microfono dovrebbe essere al volume giusto, confermatemelo, eh? Non dovreste sentire niente di particolarmente forte. Allora, maglia blu completamente bagnata perché sono riuscito addirittura a fare la doccia prima della live oggi e l'ho fatta di corsissima, talmente di corsa che mi sono rivestito in mezzo secondo, non ho neanche fatto in tempo a guardare i grafici e a decidere di che colore mettere la maglietta. Comunque, ora che li guardo, direi che non è cambiato nulla da oggi e oserei dire non benissimo, perché Bitcoin, non lo so, non mi sta convincendo e così a pelle a me sembra che abbia voglia di dampare ancora un po', ok? Questa è l'impressione che mi dà. Mi sembra che questa lateralità tenda più alla distribuzione, ma non è detto, chiaramente. Questa è una mia presunzione da colui che sta cercando uno short di copertura. Niente è ancora detto fin tanto che non usciamo da questo benedetto stallo. Dobbiamo un po' dare un colpo che sia a rialzo o a ribasso, ma giusto per farci uscire dallo stallo. Qua sotto abbiamo tanta domanda, come potete vedere. Queste due shadow parlano molto chiaro, vedete, qua c'è un po', ci sono un po' di short seller intrappolati. Non c'è ancora stato un bello squeeze, mi sembra, e quindi quello ci potrebbe essere se andiamo a prenderci, ad esempio, quest'area qua, insomma, lì sì che si potrebbe ben vedere un pump, però finché non ci muoviamo, finché non c'è direzionalità, non si può capire una mazza delle intenzioni di questo benedetto mercato. Quindi, alla fine del nostro live di oggi, come al solito, andremo a vedere il grafico in maniera più dettagliata, più accurata e andremo a vedere quali sono i livelli di prezzo che dobbiamo andare a varcare al fine di poter dire: bene, finalmente ci muoviamo, iniziamo ad avere una direzionalità e soprattutto abbozziamo un'operatività, perché operare in una situazione come questa, secondo me, lascia un po' il tempo che trova. Prendere una direzione netta, long o short che sia, secondo me, non lo so, non ci sta. E pistola alla tempia, io ovviamente propenderei per lo short. Però adesso calmiamoci un attimo, non voglio gufare niente, non voglio neanche mettere troppo le mani avanti, perché di questo ne parliamo tra poco, ne parliamo alla fine. Io, come al solito, ho recuperato alcune pillole, notizie, nozioni interessanti da condividere con voi, dopodiché vorrei vedere un po' di vostre domande, ma purtroppo vedo che siete in meno oggi, quindi non siete bravi, perché quando Bitcoin pompa siete in un sacco e quando Bitcoin non pompa siete in di meno. No, scherzi a parte, iniziamo subito a dare un'occhiata alle notizie di oggi. ETF su Ethereum, questo sarà un altro trend insieme a quelli su Bitcoin. Il grosso punto interrogativo è sempre: verranno approvati? Quelli su Bitcoin ormai sono in coda da un po' alla SEC. La SEC mi pare che abbia circa un paio di mesi per dire la sua, però poi può prolungare, ci sono delle regole per le quali può estendere questo periodo e quindi non so quando sentiremo qualcosa da parte della SEC e non so neanche se sentiremo un responso positivo. Perché purtroppo, visto quello che è il trend dell'ultimo periodo, la manipolazione, mica manipolazione e così via, non lo so, ho paura che Bitcoin abbia ancora qualche ostacolo da superare prima dell'approvazione degli ETF. In ogni caso, in parallelo a Bitcoin, tutti i principali fondi stanno iniziando a proporre anche ETF su Ethereum, tra cui appunto WisdomTree, che è uno dei più conosciuti. Non so chi di voi opera in ETF, acquista e detiene ETF, sicuramente l'ha già sentito nominare, proprio perché anche sull'azionario è uno dei più conosciuti. Poi WisdomTree Ethereum Trust, ok? Sul CBOE sarebbe listato. Poi Uniswap versione 3, attenzione che a breve arriveranno i programmi di liquidity mining. Cosa vuol dire? Si potrà farmare su Uniswap versione 3. Sono veramente curioso di vedere quali saranno i pool sui quali si potrà farmare. Tiro a indovinare quelli con dentro Uni. Non so come ha reagito Uni, fatemi vedere, però magari ci buttano dentro anche e ha reagito bene, in effetti. Ci buttano dentro magari anche quelli con Ethereum. Chi lo sa, chi lo sa. Io ci spero sempre. Di solito qualche pool con Ethereum ce lo buttano sempre dentro e io sarò lì a seguire. Poi non so se avete visto quella che per me è la notizia con la N maiuscola, è il lancio di Arbitrum, che è un nuovo layer 2 di Ethereum, il cui scopo è la scalabilità di Ethereum, che
Perché è importante? Perché innanzitutto è un nuovo progetto Layer 2 di Ethereum che porta via del peso da Ethereum. Il trend ormai è questo: portare la DeFi dove sgrava la main chain di Ethereum e dove è più utilizzabile da tutti. Dai, chi la usa più la DeFi su Ethereum? Purtroppo quasi nessuno. Arbitrum, che cos'ha di particolare? Allora, ha di particolare due cose. La prima è che si basa sugli optimistic rollups. Ne avevamo parlato, vi ricordate, un bel po' di tempo fa. E gli optimistic rollups sono un protocollo che prende, immaginatevi la main chain di Ethereum, immaginatevi gli smart contract della DeFi che fanno un sacco di operazioni, costano tanto gas perché fanno tante operazioni onerose, prendete tutte quelle operazioni e spostatele su un layer 2, quindi arriva tutto da layer 1, ti sposti su layer 2, fai le operazioni e poi torni su layer 1. Quello è lo schema per cui dovrebbero funzionare le optimistic rollups. Poi il bello è che comunque se non hai la necessità di tornare su layer 1 puoi rimanere su layer 2 evitando ulteriori transazioni, e questo è pazzesco dal punto di vista dell'usabilità e scalabilità di Ethereum e delle piattaforme DeFi stesse. Perché la seconda cosa bella è che ci sono tantissimi progetti, più di 150, tra cui uno a caso Uniswap, che si stanno interessando a spostarsi proprio su Arbitrum. Questo da un lato è positivo per Ethereum, perché a me fa piacere vedere Ethereum più utilizzabile. Io odio quando devo spostare degli USDC e devo spendere $35 di gas fee, così come odio quando devo mettere liquidità su Uniswap, fare uno swap per l'appunto, oppure fare qualsiasi operazione con smart contract e smenarci $50 di fee. Il mio piano d'accumulo di DeFi Pulse Index a volte mi è costato anche $40-50 di gas fee per acquistare, e a me girano un po' le scatole. Quindi lunga vita ai layer 2 di Ethereum, lunga vita ad Arbitrum. Dovrebbe essere stato lanciato oggi lato sviluppo, quindi gli sviluppatori ci hanno accesso, e quindi adesso mi aspetto che sempre più piattaforme migreranno qui, anche perché migrare su un layer 2 di questo tipo con gli optimistic rollups non prevede particolari intoppi, cioè prendi lo smart contract, fai giusto due modifichine e lo sbatti lì sul layer 2, non c'è da riprogrammarlo, è compatibile, quindi è veramente semplice. Tra i supporter c'è OKX, che ha annunciato recentemente che supporterà i prelievi e i depositi direttamente su Arbitrum, e quindi tutto le RC20 si può spostare lì, è veramente comodo, non vedo l'ora. Sono molto gasato per questi layer 2 perché beneficiano da un lato Ethereum e dall'altro la DeFi su Ethereum. Finalmente non c'è da usare dei vari cloni. Già Matic sta facendo un ottimo lavoro, io sono innamorato di Matic in quest'ultimo periodo, ma insomma Matic è una sidechain, è comunque diverso. Arbitrum è un layer 2 a tutti gli effetti, quindi condivide la sicurezza con Ethereum. Se ve lo state chiedendo, no, non avrà un token, quindi scordatevi di fare all-in sul token di Arbitrum, perché non esisterà. Allora, detto questo, un'ultima cosa, curiosità più che altro, guardate, vi condivido questo grafico. Nel frattempo è arrivato qualcun altro. Sì, però siete sottotono oggi, peccato. Vabbè, allora, questo grafico è lo spread tra il future a scadenza di fine anno e il perpetual, quindi il prezzo spot. Allora, guardate come sono cambiate le cose dal bull market al ritracciamento. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché io spesso parlo di operatività cash and carry, e quindi vale la pena, secondo me, aspettate che lo scrivo un po' più grosso, altrimenti vi serve il microscopio. Parlo di cash and carry e quindi vi tengo aggiornati anche su questo, perché è una delle operatività, a mio parere, più profittevoli che esistano sulle cripto per ora, finché ci sarà. Allora, come funziona? Funziona di andare a esaminare lo spread tra, io qui ho preso il future a scadenza 31-12 e il perpetual, quindi il prezzo del sottostante, e ho graficato la differenza, vedete? È la mera differenza. Avrei potuto già dividere anche per il prezzo del perp, ma purtroppo fa casino poi con l'asse del prezzo e mi dà dei valori sballati. Quindi ho fatto il calcolo con la calcolatrice e l'ho riportato qua,
top to bottom. Al top avevamo uno spread, quindi una differenza tra future perpetual, future spot, del 27%. Il cash and carry per definizione prevede shortare il future a scadenza lontana e detenere il sottostante. Il future a scadenza si appiana sempre di più col sottostante come valore, perché a scadenza matura il prezzo del sottostante, quindi lo spread si azzera. Quindi questo 27% a scadenza il 31/12, facciamo proprio il disegno. Allora, novembre, dicembre, qua c'è il 31/12, tac, 2021. Questo è destinato ad arrivare a zero. Ok, lo spread arriverà a zero, è matematico, funziona così il future. Quindi l'operatività cash and carry prende questo spread, lo porta a scadenza e lo incassa, banalmente, rimanendo neutrale. Però cos'altro si può fare? Sfruttare le situazioni di trend. Per quale motivo? Cancelliamo un po' di cose, ok? Per quale motivo? Perché quando il trend è in FOMO, quando il mercato è rialzista, fortemente rialzista, si tende a aumentare lo spread, si esacerba questo spread. Perché il future a scadenza 31/12 è, ragionate così, è l'idea che il mercato ha del prezzo probabile di Bitcoin al 31/12. Quello è il senso di un future, ok? Quindi varrà sempre di più, cioè se c'è un mercato bullish, il mercato tende a sovrapprezzarlo. E quindi si creano delle situazioni in cui conviene entrare in cash and carry, magari incrementare la posizione, eventualmente. Faccio una parentesi, questo oltre che il solito non è un consiglio finanziario, eccetera, 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 è un'operatività da pro, quindi se non capite quello che sto dicendo non è che adesso vi fiondate a shortare il future e allungare lo spot perché rischiate di far casino, cercate di capirvi, è una cosa che se vi va studiatevela e approfonditela, ne vale la pena. Comunque nei momenti di FOMO lo spread aumenta, quindi è un momento propizio per andare a prendere posizione. Nei momenti di ritracciamento, recessione, lo spread si appiana. Adesso è passato dal 27 al 5% nel giro di un mese. Guardate tra l'altro il giorno del dump, durante i flash crash, questi spread hanno dei flash crash anche loro. È una cosa che capita molto spesso e quindi il cash and carry può essere visto anche come operatività speculativa. Io giusto per sfizio vi volevo far vedere questo grafico, quindi adesso siamo al 5%, chiaramente non vale la pena fare un cash and carry con un 5% di premium, però se si torna a livelli importanti in caso di recupero di prezzo di Bitcoin potrebbe valerne la pena. Vabbè, non volevo dilungarmi troppo su questa cosa, era solo una piccola curiosità che volevo condividere con voi. L'ultima cosa, scusate, che me l'avete chiesta su Telegram, ma avete detto che domani c'è la votazione per decidere se Nexo continuerà a erogare i dividendi oppure no. Non so se avete visto sostanzialmente, aspettate che se lo trovo, dunque Nexo Governance Vote, c'è la prima votazione della governance, aspettate, dividend. Sostanzialmente c'è una votazione, eccolo qua, l'ho trovato, c'è una votazione dove chiunque detiene i token Nexo, quindi è la governance, viene definita governance, può decidere se votare per continuare come stanno facendo ora a erogare dividendi annuali proporzionali al profitto della piattaforma. Sapete che ogni anno vengono erogati dei dividendi ai token holder, oppure smettere di erogare questi dividendi e pompare un po' l'interesse. In particolare l'interesse verrà pompato, dov'è che c'era scritto? Dunque, eccolo qua, se passa la proposta, i token holder di Nexo riceveranno fino al 12% annuo pagato giornalmente, come al solito. Inizia al 7% per il flex e arriva fino al 12%, come avevamo visto, niente. Quindi in sostanza si pompa l'interesse giornaliero, anziché andare a distribuire i dividendi c'è interesse giornaliero maggiorato sul token Nexo, e questa è la differenza. Mentre se si vota per il dividendo continuerà il dividendo. In ogni caso ci sarà un'ultima distribuzione di dividendi che verrà fatta il 16 di giugno.
con lo snapshot l'8 di giugno. Quindi l'8 giugno andranno a vedere quanti token Nexo si hanno e il 16 di giugno distribuzione di dividendi finale nel caso in cui passi il voto. Questo è un po' la situazione. Qual è la cosa migliore? Ma guardate, io forse vi direi che è meglio il discorso della distribuzione di dividendi, cioè mi piace di più come valore long term del token stesso, cioè è nato un po' per essere una security, no? Il token Nexo ha anche passato è autorizzato dalla SEC in quanto security token, quindi se si va a snaturare questa cosa diventa un po' come gli altri, come SEL, come non lo so, cioè lascia un po' il tempo che trova, secondo me, e rischia poi di perdere valore nel tempo. Questa è la mia opinione. Mentre il vederlo sempre come un investimento diretto nella piattaforma per via dei dividendi è, secondo me, interessante. Bisognerebbe migliorare lo snapshot, perché fare uno snapshot solo e poi distribuire i dividendi, secondo me, non è ottimale, ma non voglio andare off topic. Allora, adesso passo la parola a voi, visto che ho parlato troppo, e andiamo un po' a vedere che cosa avete da chiedere di bello. Allora, partiamo dall'alto. Non sono arrivate le notifiche di Twitch oggi? Ah, mamma mia, ecco forse perché siete in pochi. Spettatori dampati del 50%. Mi spiace, ma come mai non sono arrivate le notifiche? Bah, mistero gaudioso di Twitch. Ho investito in azioni della Pampers dopo il primo dump di Bitcoin. Ora sono ricco. Ottimo, ottimo. Cardano è un buon investimento, ma Cardano, secondo me, io lo vedo sopravvalutato. Mio personalissimo parere. Un mese di saldi e non c'ho cash da mettere dentro. Attenzione però, ecco il discorso dei saldi, perché è un po' un'arma a doppio taglio a vederla così, visto che comunque la situazione sul settimanale sembra voler chiudere in maniera molto brutta. Io non so se recupereremo in fretta, cioè il mercato ha una certa direzionalità, ogni tanto bisogna anche essere onesti e non voler essere bullish a prescindere, nonostante sapete che io sono il primo a essere bullish per definizione, io sono nato bullish, sul lungo termine sarò sempre bullish, però purtroppo quando il mercato ci mette davanti dei segnali del genere, anche su più time frame, mi riesce difficile volerlo essere ancora. Cioè, finché eravamo qua dentro ero ultra bullish, perché comunque questa poteva essere una super mega accumulazione, ma dopo questa stoccata mi riesce difficile, perché comunque abbiamo perso tanti livelli di supporto, abbiamo chiuso un settimanale qui, adesso ne rischiamo di chiuderne un altro senza recuperare nemmeno una resistenza, e questa non è una bella struttura, amici. Mi spiace, ma la situazione al momento è un po' questa. C'è un po' di fase di storno. Vediamo quanto durerà. Noi la seguiamo in continuazione, perché io lo dico sempre, nonostante non sia bullish sul breve, sul lungo io lo sono sempre. Sapete che credo tanto in Bitcoin come dal punto di vista di investimento. So che per qualcuno è mera speculazione, ma io credo che non si fermi lì. Io credo che il suo valore comunque possa crescere nel tempo, con il crescere della sua adozione, con il crescere dell'essere visto come strumento finanziario da sempre più fondi, istituzioni, governi anche. Quindi io credo che la direzione in cui stiamo andando è questa, la finanza decentralizzata in crescita, e, insomma, sta crescendo il mondo cripto. Bitcoin è il suo capostipite, è la riserva di valore per eccellenza del mondo cripto, e quindi io ci vedo un futuro. Questo è il mio punto di partenza, altrimenti non ci investirei, chiaramente. È una visione personale. Quindi il vedere una fase di ritracciamento mi fa stare meglio, perché comunque sgonfia la bolla, era in bolla, lo sapevamo. Io vi ho sempre detto anche, nonostante, insomma, ero bullish in questa situazione, ma dicevamo sì, ok, siamo iperestesi, questo è palese, prima o poi arriverà una correzione, non si sa quando, non si sa di quanto, ma si sa che arriverà, e il momento mi sa che è giunto, proprio perché adesso la struttura è un po' invertita. Quindi occhio al discorso saldi, saldi, saldi. Usate una strategia, usate la testa, perché è vero, il concetto saldi, se preso come io faccio una strategia di lungo termine, allora ha assolutamente senso essere contenti, ma fare degli all-in adesso solo perché c'è stato un dump rischia poi di esporci ai danni di un altro dump, quindi attenzione, volevo dire soltanto questo. Poi
Ciao Luke, ti sto riuscendo a seguire persino dal treno per Leuven in Belgio. Mamma mia, qua tutti in giro tranne me. Grande Luke, come stai? Cosa ne pensi di MDX? Grazie per quello che fai. Molto molto interessante MDX. È un DEX che è su varie chain, per chi non lo sapesse. Sulla Huobi Eco Chain, com'è che si chiama? MDEX, giusto? Aspetta, dove eravamo? È lui, MDX, sì, MDEX. È un, come si chiama appunto, un DEX che è sulla Binance Smart Chain, sulla Huobi Eco Chain principalmente e anche forse su Ethereum, se non erro. La cosa bella è che ha un sistema di reward molto complicato ma molto ricco. Io me lo sono studiato un po', non mi sono ancora deciso a buttarmici perché la Huobi Eco Chain la devo capire meglio, però è molto interessante perché premia sia per andare a fare liquidity mining, quindi a fornire liquidità al DEX, sia per fare alcuni trade cross chain e sia per permettere di fare ponte, perché ci sono anche delle sorte di pool di liquidità ponte tra una chain e l'altra, e gli APY sono veramente alti. Questo un po' mi ha spaventato tra virgolette, perché in realtà comunque il TVL è alto, si parla di 3 miliardi. Però me lo devo studiare bene, soprattutto la Huobi Eco Chain la devo capire meglio prima di prendere una posizione personale. Però ripeto, è sicuramente interessante. Il token in questione, non ho studiato bene la tokenomics ancora, non so se MDX c'è già, ok, c'è già anche su Binance, e caspita, non male come andamento. Però è nuovo, fresco, quindi non me la sento sicuramente di andare a prendere posizione. Sapete come la penso su questo. Quindi se farmassi, io damperei istantaneamente i token. Questa è un po' la mia visione su tutti i token farmabili, ok? Io farmo, ma non per investire, non per detenerli, perché comunque io detengo un token solo se lo voglio in portafoglio, altrimenti no. Questo MDX per il momento non mi interessa e quindi non credo che lo deterrò. Io sulla DeFi sono già esposto a sufficienza, a mio parere, e quindi vada per quello. Allora, torno da voi. Forse è perché sono arrivato in ritardo, ha mandato meno notifiche Twitch, non lo so. Allora, ho approfittato del ribasso di BNB per comprarne uno, avere il cashback con la card, ottima cosa. Dove mi consigli di metterlo in staking? Per ora è su BNB Vault, ma mi calcola delle misere APY dello 0,67, possibile? Eh sì, purtroppo, perché su Binance al momento non ci sono grandi opportunità di staking di BNB. Potresti portarlo fuori, però non avresti più il cashback. Potresti metterlo, non lo so, su Pancake, su Beefy, su altri, però purtroppo non c'è più il cashback perché non è più su Binance, per l'appunto. Ci faresti un mini recap sui pool più interessanti di Polygon? Molto molto volentieri. Allora, su Polygon secondo me la DeFi più interessante è su Aave, poi SushiSwap, poi QuickSwap e mi pare basta. Ce n'era un altro, non mi ricordo più. Qual era l'altro? Curve. Eccolo, mi stavo dimenticando l'altro elefante nella stanza. Allora, partiamo da Aave, il più semplice in assoluto da usare, depositi e dimentichi. Aave al momento, dunque, Polygon è selezionato, mi sa che devo connettere il wallet, browser wallet, che ho visto che c'era un po' di stranezza sulla schermata. Allora, datemi un secondo, ok. Ce la possiamo fare, benissimo, così mi piace di più. Allora, Aave su Matic permette di andare a mettere in deposito, vabbè, Matic stesso, che non è un granché l'APY, meglio metterlo in staking diretto. DAI al 4.2617% USDC trascurabile, USDT trascurabile, sono scesi molto gli APY. USDT non è vero, non ho visto questo, è un 13%, quindi non è neanche malaccio. C'è di meglio, sulle stable. Poi SushiSwap è quello che secondo me al momento è più interessante. Ci avevo dato una guardata rapida non tanto tempo fa, perché lo sto usando. Allora, yield
Eccoci qua. Allora, qui che cosa abbiamo di bello? Abbiamo USDC DAI, quindi le stable al 20%, 19% con USDT. Poi abbiamo Ether BTC 35%, Ether DAI 85%, Ether USDC 96%. Quindi soprattutto su Ethereum sono ottimi questi pool, secondo me. QuickSwap era allineato, mi ricordo, più o meno con Sushi, come rendimento. Andiamo a vedere se è ancora così. Ethereum Bitcoin 35%, Ethereum USDC 102%, Ethereum USDT 87%, Ethereum DAI sì, è un po' più alto, USDT USDC 23-24%, è un pelino più alto QuickSwap, ha un po' meno di liquidità, però è ugualmente valido. Curve, infine, che è l'ultima interessante. Nel frattempo Bitcoin dampa, stai buono Bitcoin, non dampa. Switch wallet, no, che switch wallet, perché non sono collegato, allora ho sbagliato. Polygon era mica polygon.curve, ecco, infatti avevo sbagliato il dominio. Ora ci siamo, qui abbiamo il pool di stable con un bel 24 più 4, quasi 28%, niente male. Quindi stable, direi che però sono quelle di Aave, ADAI, IUSDC, IUSDT, quindi attenzione, non sono proprio le stable native, però secondo me si può depositare direttamente le stable, esatto, e te le mette nel pool di Aave. Quindi per le stable Curve è il migliore, per Ethereum QuickSwap, SushiSwap, Aave purtroppo è un po' lasciato indietro, però è il più semplice da usare e basta, direi. Di altro c'è il discorso dei lock, vabbè, adesso non stiamo a farlo, dei lock, delle ricompense che sono vincolate per un po', però su QuickSwap mi pare di no, invece, se non erro. Comunque questi sono i migliori pool, le migliori piattaforme DeFi. Dalle altre io ci sto ancora un po' più lontano perché sono ancora molto nuove, molto fresche. Curve sembra un'applicazione fatta in C++, è vero, è un po' old school come grafica, ma è il suo bello. Potresti spiegare come si shorta su Binance ai meno esperti con le cautele del caso? Allora, prima di darvi in pasto uno strumento che vi può fare male, io vi direi cercate di capire cosa vuol dire shortare, come funziona l'operatività, perché ho come l'idea che se uno mi chiede come si fa a shortare non abbia ben chiaro come, cosa vuol dire farlo. Quindi prima di dirvi clicca short, inserire, io vi direi andate a studiare qualcosa sullo short, ho anche qualche video un po' vecchiotto però sempre attuale sullo short, e poi si può andare assolutamente a imparare a shortare. Visto che Arbitrum non ha token, pensi che intaccherà Matic eccetera? Allora io penso che Matic non soffrirà, perché comunque Matic ha già, cioè continuerà a esistere, la DeFi su Matic c'è, sta funzionando, funziona bene e continuerà a funzionare bene. Non so se si farà una speculazione del tipo ci sono più layer 2, Matic vale meno eccetera eccetera. Una cosa è certa, che adesso Matic è in una situazione un po' rischiosetta, perché ha fatto una specie di doppio massimo con lower high, tra l'altro, guardando le shadow, guardate, tac. E quindi io adesso lascerei sbollire un po' questo grafico per vedere se ci fa una bella accumulazione, oppure se andrà a fare un range, oppure se va a fare una roba del genere, Quindi lasciamolo fare, perché siamo molto vicini ai massimi, siamo appena sotto una resistenza potente, perché guardatela che resistenza, e quindi il bullish case sarebbe fare una cosa di questo tipo, ad esempio trovare un higher low, andare a ritestare di nuovo qua, tre test sembrano già un triangolo ascendente, quindi poi cambia la configurazione, ma adesso è presto, adesso abbiamo solo fatto uno, due test con il top a esito non positivo e quindi servono ulteriori dati, sono necessarie più informazioni. Poi, come la vedi Polkadot? Sfiga clamorosa la presentazione delle parachain il 19 maggio, giorno del mega dump di settimana scorsa, e non è riuscita ancora a riprendersi, mannaggina. E allora il mega dump ha un po' colpito tutti, ha colpito tutti quanti. DotBTC
effettivamente non, cioè è ritornato un po' alla situazione di qualche settimana fa, cioè abbiamo preso tutta questa parte e l'abbiamo cancellata. Siamo ancora all'interno del range, vi ricordate? C'era questo range che è ancora dominante, quindi siamo in lateralità. Non ci sono particolari spunti. Adesso, visto che c'è stata questa botta di turbolenze, abbiamo costruito comunque un top puntiforme decisamente importante. O si va a giocare sul range, quindi una cosa di questo tipo, oppure conviene anche qua attendere. Non lo so, questo mi sembra un periodo in cui conviene non prendere posizione in generale rispetto al prenderla, perché a prendere posizione si rischia di fare un po' di danni, ok? Non si capisce ancora bene l'intenzione del mercato. Poi, ciao Luca, puoi analizzare il grafico Ethereum Dominance? A me sembra che stia costruendo una sorta di cup and handle, molto interessante. Se si guarda nel settimanale è davvero bullish, richiama Ethereum Bitcoin, ma è più pulito. Sai che non l'ho mai analizzata, Ethereum Dominance? Andiamo a vedere. Allora, curiosa, è curiosa. Effettivamente, allora, andiamo a vedere anche il settimanale. Più che un cup and handle è un uptrend. Perché abbiamo i massimi crescenti, i minimi pseudo crescenti, il prossimo minimo mi auguro che sarà crescente, e è un uptrend, ok? Una cosa del genere, con i massimi più parabolici che altro. Quindi, beh, rispecchia il fatto che Ethereum sta acquisendo dominanza sul mercato, in particolare su Bitcoin, ma abbiamo ben visto che il grafico Bitcoin, Ethereum Bitcoin, come giustamente facevi notare tu, dice un po' la stessa cosa. È un po' più pulito, tu dici, ma non lo so, siamo lì, secondo me. Io non ho mai fatto analisi sul grafico della dominance di Ethereum, però io ti posso dire che Ethereum Bitcoin si comporta bene tendenzialmente. Adesso è un po' scarabocchiato, lo dovremo pulire, più tardi lo andiamo anche ad analizzare quando guardiamo i grafici, ma tendenzialmente si comporta bene. Poi, allora, ciao Luca, sono all-in BTC. Secondo te è meglio rimanere così in questa situazione oppure entrare anche nelle altcoin? Allora, la risposta è che dipende. Dipende da che cosa vuoi fare. Perché il gioco deve essere: io voglio investire in alcune altcoin, voglio speculare, sto cercando il minimo delle altcoin, sto cercando dei trade per accumulare altre Bitcoin, oppure che cosa? Bisogna farsi questa domanda, ok? Quindi, se l'obiettivo è investire in altcoin, allocarci una parte del portafoglio, non è che c'è un momento giusto e uno sbagliato, si guarda il lungo termine. Se il discorso è speculativo, sinceramente, io in questo periodo non sto allocando nulla in altcoin speculativamente, proprio perché Bitcoin è in bilico. Le altcoin sono state molto estese, molte di esse adesso hanno perso la struttura. Guardate, io prendo sempre come esempio BNB, che hanno avuto un bel dump. Poi sì, hanno fatto questa V di una specie di bottom locale, ma la struttura è sempre seriamente compromessa e quindi prendere posizione ora è un rischio notevole. Io personalmente non me la sento di andarmelo ad accollare. Poi potrebbe essere appena iniziato il ritracciamento delle alt, quindi c'è questo rischio qui ed è proprio questa la ragione per cui non ho intenzione di prendere posizioni in altcoin. Ecco. Ciao Luke, sono sempre io, il felice possessore di Alice Coin, grande mi ricordo, quella col nome di tua figlia. Dimmi dove sbaglio, che in realtà, cioè, Alice è una coin che esiste, cioè su Binance, e la figlia si chiama Alice. Dimmi dove sbaglio, volendo io fare un wallet esterno, pensavo di crearmi una chiave privata e anziché stamparla su carta, salvare il tutto su una micro SSD. Chiave pubblica, privata e QR code. Cosa non va nel mio ragionamento? Guarda, io vedo un rischio in tutto questo, che se ti si brucia l'SSD, la micro SSD, tu hai perso la tua chiave privata. Fai delle copie di backup, mi raccomando. Un supporto fisico è sempre meglio, non la carta, perché la carta si deteriora. Un supporto fisico che non si deteriora è meglio perché si conserva. Un supporto digitale come l'SSD, se per qualsiasi motivo dovesse distruggersi e compromettersi, tu perdi la tua chiave privata e questo non è bene, non è bene. Quindi il mio consiglio è quello di fare delle copie di backup e conservarle, e idealmente su supporti indistruttibili, ok? Che resistano a qualsiasi cosa. Come
Come avvengono i token burn? Vengono inviati a qualche indirizzo particolare? Esatto, esatto. Bella domanda originale. Per ogni blockchain ci sono degli indirizzi che sono gli indirizzi di burn. Ad esempio su Ethereum c'è 0x0000 tutti zeri, è l'indirizzo di burn. Quei token inviati lì vengono distrutti, ok? Quindi quello è quello che accade. Ho un portafoglio di 900 euro principalmente in Bitcoin. Ho comprato alto, ora sono 8,20, 8,30. Se fossi in me, chiuderesti la posizione in perdita o aspetteresti? Rispondetegli voi, lo so che lo sapete che cosa sto per dire. Vai, il primo che lo scrive in chat ha vinto. Dai, ditelo voi. Vi aspetto che lo diciate e poi io finisco la frase. Allora, chi è che lo dice? Chi è il primo che lo dice? Dipende, bravissimi, dipende, esatto, no, scherzi a parte, ovviamente dipende dallo scopo della tua posizione, cioè se tu volevi prendere una posizione speculativa con un obiettivo di brevissimo intraday o comunque avevi in mente un trade, ovviamente se quel trade è andato male dovresti chiudere, ma dovresti aver già pensato allo stop loss prima di aprire la posizione. Se al contrario è una posizione di lungo termine di investimento, te frega niente del dump. Certo, spero che non sia un all-in quello che hai fatto, perché fare all-in vicino ai massimi, anche se è un investimento, non è mai una buona idea, però se è un investimento tienilo tale, non fare dei dentro e fuori improvvisati che fanno solo danni, altrimenti se è una posizione speculativa e ritieni che sia andata male, chiudila. Dipende. È quella la parola chiave. Ciao Luca, grazie a te mi sono innamorato delle cripto. Grande, benvenuto nel club. Ti prego un consiglio. Nessun consiglio, mi raccomando, non ci sono consigli finanziari qui. È il momento di entrare in FTT e quanti me ne servono per partecipare all'airdrop? Mi pare 350 per l'airdrop, se non erro, di Serum, ma... Sul consiglio non ti do consigli, mi raccomando, io analizzo FTT, lo guardo e traggo conclusioni sul suo andamento, ma non ti posso dire se è il momento di entrare o no, perché quello devi deciderlo tu in base a quella che è la tua strategia. Al momento io vedo una struttura molto compromessa su FTT, quindi personalmente, speculativamente non entrerei. Io per andare a espormi in FTT avevo fatto al tempo il mio piano d'accumulo e rimane al 2% nel mio portafoglio, quindi quello rimane perché è un investimento che voglio detenere, cioè quel 2% in FTT io lo vorrò ridurre o escludere nel momento in cui non crederò più che FTT possa avere un valore nel tempo. Un valore crescente nel tempo. Fin tanto che lo credo, e io al momento lo credo, ci ho investito per quello, allora detengo la mia quota. Se non ci avessi ancora investito, continuerei col mio piano d'accumulo. Da investitore, da trader, speculatore, non aprirei posizioni long al momento su FTT, perché, per quanto io sia affezionato al token, si è creato un piccolo cluster qua. Abbiamo fatto un doppio dump importante che si è mangiato via praticamente un mese, se non di più, di gain. E adesso il rimbalzo verde è stato pressoché insulso, la struttura è fortemente compromessa, la direzionalità è ribassista, quindi non ci siamo, sinceramente. Non è un bel grafico. Poi... Ciao Luca, complimenti come sempre, grazie. Domanda, se trasferisco Bitcoin e altre cripto su Trust Wallet in BEP2 per risparmiare sulle fee e un giorno Binance dovesse chiudere, sarei fregato o potrei scambiarle comunque? Guarda, dovresti scambiarle sui DEX, però se Binance chiude non so che fine farebbero i DEX sulla Binance Smart Chain. Sai, sono molto dipendenti da Binance, quindi non lo so. Certo, è un rischio estremamente remoto, però se Binance dovesse chiudere non sarei tranquillo ad avere dei token sulla BSC. Sincero. Matic rischia con Arbitrum? Non credo, cioè io dico di no, io credo che vedremo crescere ancora anche Matic, non dal punto di vista del prezzo del token, ma della TVL sulla sidechain Matic stessa. Ciao Luke, visti gli hackeraggi sulle DeFi dei recenti giorni, Bunny Burger, è vero, è stato hackerato anche BurgerSwap, è possibile che possano mettere mano anche ai bot? Ragazzi, i bot, sì, cioè è una terza parte, in quanto tale è vulnerabile, non c'è la sicurezza, ma è come, cioè, qualsiasi piattaforma che è online e ha a che fare in qualche modo con i tuoi fondi,
È un punto di debolezza, bisogna esserne consapevoli. La massima sicurezza è prendere i bitcoin e holdarli nel wallet. Averli su un exchange, averli su un bot, averli su un exchange collegato a un bot, sulla DeFi, sono tutti dei possibili punti di debolezza, perché sì, i bot, i server dove girano i bot sono hackerabili, volendo, ipoteticamente, così come gli exchange, così come le DeFi, così come tutte quelle piattaforme online, mi spiace. Binance chiude? No, non è che stiamo dicendo che Binance chiude. Non prendetevi male, no, assolutamente no. Era una domanda, ha detto, ma se Binance chiudesse? Io non credo che chiuderà, sinceramente. Se Binance chiudesse, credo che avremmo dei problemi ben più gravi nelle cripto della BSC. Sono ancora con la diretta di ieri. Che quale diretta di ieri? Non ho capito. Cardano non ha ritracciato più di tanto, visto l'aggiornamento in programma. Pensi sia un buon momento per accumularne, per specularci appena esce l'aggiornamento? Allora, personale opinione, io non speculo mai sulle notizie, perché le notizie sono sempre assolutamente imprevedibili. Magari tu ti aspetti che possa pompare, perché come il listing su Coinbase, no? Vi ricordate quando c'era il mito del listing su Coinbase? Tutti a entrare perché si aspettavano il pump in giorno del listing, e che cosa ha fatto? Ha dumpato. Quindi andare a speculare sulle news è sempre una mossa un po' così, randomica. Dal punto di vista del grafico possiamo andare a darci un occhio, effettivamente è una delle altcoin messe meglio, non lo nego, perché è rimasta sopra al suo ultimo supporto riconquistato, che è un supporto settimanale storico tra l'altro. Adesso c'è da vedere come evolve il grafico in questo periodo, cioè se diventa un bel triangolo laterale così, si potrebbe addirittura tentare l'entry prematuro, cioè un entry su ipotesi di triangolo laterale con stop loss qua sotto, in caso di perdita sia del supporto che del low del triangolo, due piccioni con una fava, e quindi ha uno stop loss molto solido a chiusura della candela, però, perché ci sono delle shadow pericolosissime. Altrimenti, che dire, non lo so che altri esiti potrebbe avere, di fare così e poi perdere il livello, però ci scatta lo stop loss e ci salviamo in corner. Questa è un po' la situazione su Cardano. È bullish, di fatto è un altcoin bullish, volevo ritornare, ok, è un altcoin con grafico bullish, una delle poche. Ci sono due categorie di altcoin, quelle che hanno perso la struttura e quelle che l'hanno mantenuta. Cardano l'ha mantenuta per il momento. Poi, ciao Luca, sai qualcosa sui bridge da per Solana, ABSC e altre? Ho guardato APY Swap, ma mi sembra un po' macchinoso. Io uso FTX come bridge. Banalmente deposito su FTX, sposto su Solana. E quella è la cosa più comoda. Ciao Luca, potresti analizzare il grafico di Cake? Assolutamente sì, volentieri. Cake BTC, eccoci qua. Allora, ecco, purtroppo anche Cake è una di quelle con struttura compromessa, fa parte della area nera delle altcoin del momento, perché ha toppato qua, ha fatto un bel costrutto di top che è culminato con il dump e al momento sta lateralizzando qua sotto. Quindi se non recupera questa zona sopra i 6000 sat, quindi tac così, purtroppo la struttura è compromessa e quindi la probabilità è a favore di una continuazione ribassista o di una lateralità, di un fermarsi un attimo, ecco. C'è anche da dire che, vediamo se lo rispetta, c'è questo trend che è interessante, teniamolo attivo anche lui per analizzare poi in futuro Cake, opla. Benissimo, salviamo, però per il momento non ci siamo tanto. Poi. Ciao Luca, se pensi che oggi siamo in pochi, cosa dovrebbe pensare il CEO di Binance, che ieri era in live e quando mi sono collegato eravamo in circa 1350 ad ascoltarlo? Forse per aumentare il numero di ascoltatori mi sa che devono valutare se provare a fare un'offerta per acquisire The Crypto Gateway. Bene CZ, se vuoi dai un miliardino e io ti lascio tutto, siamo d'accordo, cosa ne dici? È che purtroppo quando Bitcoin inizia a flettere l'interesse scema, cioè da un lato sono contento che c'è meno gente che vuole soltanto arrivare a arricchirsi, quello mi fa piacere, preferisco meno ma con maggiore qualità, però mi spiace sempre vedere che
Le cripto destano interesse soprattutto quando sono in bull run, sempre perché comunque la gente ci vuole guadagnare in fretta e basta. Ahimè, ahimè. Stasera siete bravissimi, continuate così. Grande il nostro Termination Shock, grazie mille sempre, sei veramente fantastico per la tua attività di moderazione. Stasera qualità, meno quantità, più qualità. Non ci sono tutti quelli che spammano shitcoin. Bene, benissimo. Allora, mi sa che gli spammoni hanno disertato stasera, esatto. Hanno disertato perché le loro shitcoin sono dumpate sottoterra. Secondo te Elon Musk è uno snitch? Un po' sì, secondo me, perché Elon Musk si sveglia un po' da una parte un po' dall'altra, non sa neanche lui bene cosa fare. Dunque, riguardo l'uso di FTX come bridge Solana, occorre fare il KYC? Allora, io l'ho fatto, mi pare che senza KYC hai dei limiti di prelievo abbastanza stringenti, nei limiti di cambio forse, non lo so, però secondo me sì, è da fare il KYC. Nel caso dimmelo, è che ti scillo il mio referral link di FTX. E allora ragazzi, io quasi quasi andrei a dare un'occhiata ai nostri graficozzi. Cosa ne dite? Ad ogni bull run c'è gente che entra, alcuni rimangono perché affascinati da questo mondo, gli altri se ne vanno. A lungo andare è positivo, 100% d'accordo, non sono mai stato così d'accordo, assolutamente. Ciao, non sono molto esperto di trading, ma sto leggendo qualcosa sul Forex, tu cosa ne pensi? Sempre trading alla fine, quindi vale sul Forex, vale sulle cripto, vale sulle materie prime, il trading è sempre trading. Cosa ne pensi di ICP come innovazione tecnologica? Allora, guarda, al momento è ancora molto in fase promessa, ma io credo che io lo sto seguendo con interesse, perché è un approccio molto innovativo, soprattutto quello di permettere all'utilizzatore di usare gli smart contract, che da loro si chiamano canister, mi pare, senza pagare fee. Quindi sì, quindi lo seguo con interesse, ma aspetto a espormi, perché al momento mi sembra un po' ci sia troppa hype intorno adesso rispetto allo sviluppo reale. Non vorrei che diventasse un altro Cardano, per capirci. Allora, prima che mi linciate per Cardano, no scherzo, andiamo a vedere i grafici partendo da BTC. Allora, io vedo che c'era il nostro caro Simone che chiedeva un sondaggiozzo, quasi quasi lo potremmo anche fare un bel sondaggiozzo, cosa dite? Facciamo il classico sondaggiozzo bullish o bearish o che cosa? Oppure un sondaggiozzo di portafoglio? Che sondaggiozzo vi andrebbe? Dai, fate una proposta voi, proponete il sondaggio e poi rispondete al sondaggio, cosa ne dite? Sì, sì, cosa? Siete gasati, ma hai dato un'occhiata a Canaria? No, non ancora, hai ragione, me l'ero salvata che me l'avevi, come dire, consigliata tu. Bullish, bearish, lateralità, bullish, bearish, bias, ok, e così sia. Allora, dov'era? Gestore streaming, devo andare a fare tutti gli step perché Twitch mi lagga, anche se non siete in tantissimi. Allora, gestisci sondaggio. Nel frattempo, giusto per far passare il tempo mentre scrivo il sondaggio, ringrazio di cuore tutti coloro che si abbonano e si sono abbonati al canale. Vi ricordo che con Amazon Prime vi potete abbonare gratuitamente e vi ringrazio di cuore se decidete di farlo. Però purtroppo va rinnovato ogni mese. Allora, cosa ne pensate? Me l'ha finalmente caricato di Bitcoin al momento. Bullish, bearish, lateralizza, durata 5 minuti, via col sondaggiozzo, rispondete, c'è il menu a tendina che dovrebbe comparire in alto a destra nella chat, e nel frattempo noi andiamo a esaminare il grafico, così voi rispondete prima, fate i bravi, non è che ascoltate l'analisi e poi rispondete. Allora, al momento Bitcoin si trova in una struttura compromessa, esattamente come molte altre altcoin. In che senso? Nel senso che abbiamo disegnato il top qua sopra, qualcuno diceva che è la distribuzione di Wyckoff, ci può stare, è vero, è similare da un certo punto di vista, ma anche sul settimanale questo si palesa abbastanza. Io infatti in questo periodo tendo a portare molto alla vostra attenzione proprio il settimanale, perché è evidente che abbiamo un top qua sopra che sembra più un range sul settimanale, la violazione del top, e poi al momento abbiamo due aree di resistenza,
Una qua in zona 44.000 che è, no, è qua ed è tra il bottom della prima candela importante sul settimanale prima del dump e la sua shadow, quindi è l'area di un pool di offerta al momento perché è qua sopra, compreso tra quelle due aree lì. Mentre a scendere abbiamo questa seconda resistenza, che è la prima in realtà perché è la più vicina, che storicamente sul settimanale è efficace nelle prime settimane di gennaio, nasce da lì, e sul giornaliero in realtà è più evidente perché sono i due top sempre di quel periodo che, se propagati in avanti, vedete, vanno a costituire esattamente quell'area. Quindi questi due sono i principali livelli di resistenza. Più ci respingono e più la cosa non è bella, perché fa vedere che l'offerta ha in mano, ha in pugno la situazione, fa vedere che la domanda non è in grado di recuperare nemmeno la più vicina di resistenza, e questo è un messaggio forte comunque del fatto che non c'è sufficiente forza d'acquisto. Se ci fosse sufficiente forza d'acquisto, almeno la prima resistenza la recupereremmo. Cioè, le regole del mercato sono semplici: cedono i supporti, si formano resistenze, vuol dire che la tendenza è ribassista. Vengono recuperate le resistenze, si formano supporti, la tendenza è rialzista. È tutto lì. E quindi al momento non ci sono particolari dubbi. Abbiamo la direzionalità ribassista data dal dump, abbiamo le resistenze che tengono e non vengono recuperate, quindi non abbiamo nulla di bullish, purtroppo, sul breve. Attenzione, perché il macro è stato compromesso, ok? Perché il settimanale per me dà il macro, però ovviamente, cioè, al netto di questo rialzo parabolico, non è che siamo in una situazione catastrofica. Il trend anche sul settimanale, ripeto, è stato compromesso. Adesso dobbiamo andare a trovare l'high e poi andare a vedere cosa abbiamo intenzione di fare. Però non è ancora al 100% bearish, è tendente al bearish, mancano le conferme. Le conferme per andare a definire anche un macro bearish non è solo la perdita della struttura, perché questa potenzialmente la potremmo anche recuperare, ma la conferma finale sarebbe trovare l'high più in basso e poi andare a fare anche un lower low. In quel caso lì abbiamo la conferma anche sul macro. Chiaramente non è che si opera aspettando una conferma di questo tipo, questa conferma è molto in ritardo, perché è un time frame settimanale, per definizione è ritardato, soprattutto con la velocità di movimento di Bitcoin. Andare a guardare un trend un time frame settimanale è ovvio che fa arrivare in ritardo, da ulteriori conferme. Quindi magari, se abbiamo preso una posizione che tendenzialmente io la prendo sul daily, io poi potrei andarla a incrementare nel caso di conferma settimanale, in primis lo short di copertura, mi sto riferendo esattamente a quello. Guardate come anche il settimanale evidenzi questa zona come zona ideale per la ricerca dello short di copertura, perché noi andiamo a, cioè, ipotizziamo proprio che questo sia il low, quindi adesso andiamo a rimbalzare un po'. Il target principale del rimbalzo potrebbe essere esattamente questo, 44.000 dintorni. Dopodiché qua si giocano un po' le ultime carte, ovvero recuperiamo, riassorbiamo, sarebbe bene, anche se per essere bullish vorrei vedere riprendere i 50.000, l'origine del dump. Però capite che se andiamo a fare, immaginatevi, settimanali qua e poi tac, ritorniamo qua dentro, non è male come quadro della situazione. Ci riprendiamo le nostre due resistenze e ritorniamo contenti, non bullishissimi ancora, ma contenti, perché abbiamo assorbito buona parte del dump. Se poi ci andiamo a riprendere pure i 50.000, allora bullishissimi, lì non c'è proprio ombra di dubbio. Quindi un'operatività anticipatrice potrebbe già essere, se chiudiamo dei settimanali qui, poi andare a cercare il long su questo pool, che in quel caso lì converte a pool di domanda. Però altrimenti io rimango sempre sul side dell'offerta, cioè è un'area su cui andare ad aprire uno short per quanto mi riguarda. Quindi questa è un po' la situazione sul settimanale. Il giornaliero non aggiunge nulla, se non andare a dare una lente di ingrandimento sulla candelina settimanale insulsa, che sul settimanale appunto era una robina così con una shadow lunga, che ci fa vedere che ci sono stati un paio di tentativi di riconquista di questa resistenza, ahimè non andati bene. Questo ci fa capire che l'offerta è sempre predominante, siamo schiacciati in lateralità. Lateralità dopo una fase ribassista molto forte, la perdita di due supporti confermata, purtroppo
probabilisticamente tende di più verso lo scenario di distribuzione rispetto che quello di accumulazione e di recupero. Tuttavia, la conferma finale ce la può dare esclusivamente il prossimo movimento. Certo è che si potrebbe ipoteticamente andare già a costruire una posizione short, anche speculativa, proprio su questa ipotesi di inversione di struttura, con ingressi 1 e 1-2, cioè in quest'area. Questo è un entry area short, quello che dicevamo anche l'ultima volta, fondamentalmente speculativa. Stop loss qua sopra. Ragazzi, non è male come posizione speculativa, è un rischio rendimento di tutto rispetto, perché se ritorniamo qui siamo super bullish e quindi non ci spaventa più niente. Se invece andiamo a pescare la liquidità qua e poi di nuovo arriva l'offerta e ci tira una legnata, continuiamo lungo la nostra strada. Questo è Bitcoin. Poi nei prossimi giorni, tra l'altro, riprendo un po' a giocare con l'intraday, ho deciso, ho messo uno 0.005 mi pare, 0.05 BTC su PrimeXBT, andiamo a fare qualche altro trade intraday così, giusto per divertirci e per condividere con voi anche quella parte lì che so che vi diverte molto. Ethereum. Allora, Ethereum in realtà adesso ha avuto un bello spunto e prima, cioè, c'era questo cluster qua che mi faceva pensare, finché rimaneva qua sotto, che la struttura era molto compromessa. Adesso l'abbiamo recuperato, è ancora presto per cantare vittoria, perché questo è un costruttino di top. Abbiamo perso questo supporto, però c'è la possibilità di evolvere in questa maniera, ok? Non sarebbe malaccio. Quindi io sono uscito da Ethereum e ve l'ho detto il perché. Vedo un po' di instabilità generale, quindi preferisco non essere troppo posizionato su altcoin in maniera speculativa. Vediamo adesso come si comporta prossimamente. Sta tutto lì. Bene, io ragazzi, detto questo, abbiamo terminato per oggi, le analisi le abbiamo fatte, le notizie pure, le vostre domandozze le abbiamo risposte. Andiamo a vedere i risultati del sondaggio, ovviamente. Lateralizza, bearish, bullish, quindi 151 di voi dicono che lateralizza, 105 dicono che è bearish e 24 bullish. Siamo più o meno sintonizzati e la cosa mi dispiace. Ho liquidato completamente Ethereum solo dalla posizione speculativa. Attenzione, i miei holding non sono minimamente intaccati. Sappiatelo che sono due cose ben diverse. Holding è investimento, ribilancio, eccetera, eccetera. Speculazione dentro e fuori in base ai setup. Bene, vi faccio un carissimo saluto, amici miei. Passate un buon weekend lontani dai grafici e noi ci rivediamo lunedì alle ore 19. Non lo so, perché riaprono le palestre, cioè cambiano gli orari, non lo so, ve lo dico lunedì. Ci sentiamo lunedì. Seguitemi su Telegram così non vi perdete l'orario esatto. Buon weekend e alla prossima!